È uguale identico al coso che gira! Tecnicamente il coso si chiama volante. Allora, pronta per cominciare? Aspetta! Ho bisogno del mio outfit da guida! Stupendo! D'accordo, ora possiamo... Aspetta! Ho assolutamente bisogno del mio frullato! Biscotti alla zucca sbriciolati e soia! È delizioso! Stupendo! D'accordo, ora possiamo... Aspetta! Che cosa c'è adesso? Ma scusa, non me la apri la portiera? Clic! Che gentiluomo! Dunque, devi solo tenere il volante dritto in modo che... Così? No, riproviamo. Tieni il volante dritto. Ok, di nuovo. La strada è dritta, perciò tieni il volante dritto. Lenny, guarda che non è complicato! Si può sapere che stiamo facendo! Non c'è gusto a viaggiare senza una meta precisa! Beh, allora diciamo che stiamo andando a... fare shopping! Ah, perché non me l'hai detto subito? Wow! Vai, Lenny! Muoviti, babbeo! Devo andare a comprarmi un vestito nuovo! Sei stata incredibile! Levati di mezzo, nonnina! Lenny, è meglio darsi una calmata! Ma devo comprarmi il vestito! Non è il momento! Ora hai un esame di guida da passare! Vai, Lenny, vai! Vai, Lenny, vai! Ehi, guarda che la fermata dell'autobus è di là! Vai, Lenny, vai! Vai, Lenny, vai! Ce l'hai fatta? No, niente affatto! In compenso ho oltrepassato i limiti di velocità! Non ha messo le frecce e ha dirottato il veicolo dell'esame verso il centro commerciale, dove ha gettato a terra e investito la signora Jelinski. Si può sapere che cosa ti ha preso? Ma non ha senso! Al videogame ho fatto le stesse cose e ho vinto! Sarebbe ora che imparaste tutte le regole! Grazie, ragazze! La gran cassa è il freno. E il pernacchione è l'acceleratore. Acceleratore? Vuoi dire che... dai di gas? Capita? Questa mazza da golf è il cambio, la ghirlanda invece è il volante, clacson, freccia, e queste chiavi sono... le chiavi. È tutto chiaro? Chiarissimo. Grandioso! Dunque, vediamo, allacciare la cintura. Oh, è stato facile! Controllare gli specchietti. Perché? Sono in disordine! Lenny, no, intendevo... Ferma tutto! Non posso andare in città conciata così! Oh. Così va meglio! Ah, capitolo 12. Evitare gli ostacoli. Incroci uno scoiattolo. La tua reazione? Devi usare le frecce! No, quello è il freno! No, quello è l'acceleratore! Quella è la mia faccia! Guarda, guarda, il mestolo è la freccia! Ho capito, la lucina lampeggiante! La lucina lampeggiante? Sì, quella vicino al coso che gira! Il coso... Ecco qual è il problema! Non ho parlato nella lingua di Lenny! Esiste un paese che si chiama come me! No, nel senso che ha usato parole che non capisci! Fammi riprovare! Usa la lucina lampeggiante! Ok, gira a sinistra. Intendo il tuo lato preferito. Bene, ora sì che ci siamo! E ora servono nuove parti dell'auto. Con questa puoi frenare. Che cosa fa il freno? Cosa fanno le scarpette bianche? Frenano? Esattamente! Immagino che questo non serva più. Ecco l'acceleratore. Cosa fa l'acceleratore? Stivale anni 60? Mi fa muovere! Sì! Lenny, sei pronta per il prossimo livello! Ricorda quello che ti ho detto! Stivali! Scoiattolo! Ah, ancora stivali! Rallenti! Lato preferito? Ce l'ho fatta! Ottimo lavoro, Lenny! Sto guidando! Ok, Lily! Lo sai cosa facciamo adesso? Ok, Lynn, vai! Un sorriso piccola, la tristezza passerà, e sarà felici, sempre, sempre, sempre! Un sorriso
Fase 2, operazione non far piangere Lily, forza, forza, forza! Ok, ecco il momento della verità. Se Lily riesce a dormire senza voi, sapete chi? Ce l'abbiamo fatta! Bene, ragazzi, sono fiero di voi. Le cose potevano mettersi male, ma avete creduto in voi stesse. E cosa più importante, avete creduto l'una nell'altra. Accidenti! Ah, finalmente sono riuscita a riposare. Bellezza, bentornata! Ho dormito davvero bene. Infatti, stamattina ho fatto queste extension per Lori. Ora mi serve la pensatrice. Dammele, ci penso io. Buongiorno, piccolina. Che succede, tesoro? Sembri un po' imbronciata stamattina. Forse ha solo fame, sorella. Ecco che arriva la galleria. Bisogna aprire il trenino. Forza, forza, forza. Probabilmente non ha fame, magari preferisce giocare. Lily, mi aiuti a costruire il castello? Lo vuoi un bel palloncino a forma di dinosauro? Ho un'idea, Lily, costruiamo un fortino. Ok, Lily, puoi entrare, ma niente pupù. Lily? Lily? Accidenti, ragazzi! Ecco perché è così triste stamattina! Le manca Fenton! Non siamo riusciti a farglielo dimenticare! Le abbiamo solo impedito di piangere! Ragazze, è bello avere pace e tranquillità intorno, ma non vale la pena se la nostra sorellina è triste! Odio doverlo dire, ma dobbiamo far tornare quella volpe! Stavolta ho odiato sul serio dirlo! Mi dispiace, ragazzi, niente Fenton. Qui dentro è vuoto, ma ho trovato un'amichetta per Zea. Smettila di cantarla! Scusa, sorella, mi è entrata nella testa. Dite ciò che volete su quella volpe, ma la sua canzone è un motivetto che spacca! Anch'io ce l'ho in testa ora che ci penso. Anche io. Sta rimbombando nel mio povero cervello. Un momento! Ho un'idea! Forse c'è un modo per riportare Fenton da Lily! Fafa? Fa un sorriso piccola, la tristezza passerà e saremo felici sempre, sempre, sempre! Beh, probabilmente dovremo farlo per tutta la vita, ma almeno Lily è di nuovo felice. Fafa, fa un sorriso piccola, la tristezza passerà e saremo felici sempre, sempre, sempre. Fa un sorriso piccola, la tristezza passerà e saremo felici. Operazione farci assumere dall'allenatore in modo da essere nell'annuario in atto! Adesso ricorda, dobbiamo essere forti! Esatto! Non accetteremo un no come risposta! Voi due, mi serve personale per l'annuario e non accetto un no come risposta! Ah sì? Neanche noi accettiamo un no come risposta! Clyde ci ha appena assunto per l'annuario, hai visto? L'annuario deve andare in stampa entro il fine settimana. Voi lavorate alle didascalie. Io vado a controllare se Skip, il criceto della scuola, si scrive con la Y o con la I. Missione compiuta! Aspetta, questa era solo l'operazione farci assumere dall'allenatore in modo da essere nell'annuario. Ora dobbiamo fare in modo di essere davvero nelle foto. E come facciamo? Grazie alla magia dei computer, prendi il file dell'annuario. Allenatore Pakowski, le ho portato dei mani.
Clyde e io siamo entrati nello staff. Che cosa fantastica! Non mi serve neanche più quel cervello di gallina. Potete sostituire voi la mia foto. È proprio questa chiavetta USB. Ci penseremo noi. Grazie, Linky. Ups. Allenatore Pacoschi, un uomo dai molti segreti. E questo cos'è? Nel caso in cui i muffin non funzionassero, lo terrò da parte per la prossima volta che vorrò saltare la ginnastica. Allora, ascolta, tutto ciò che faremo sarà copiare questi due bei giovanotti, prendere una foto dal file dell'annuario e incollarli da qualche parte. Missione compiuta. Sei sicuro? Insomma, quanta gente va a guardare le foto del club di matematica? Solo i suoi componenti, suppongo, forse i genitori. Forse dovremmo inserirci anche qualche altra foto, giusto per essere sicuri. Fatto! Così dovremmo essere ricordati da amanti degli animali, sportivi, membri della banda, appassionati di teatro, nerd e dalle signore della mensa. Eccoli qui, i miei eroi! Vi ringrazio tanto per aver sostituito la foto. Immaginate se quell'atrocità fosse finita nell'annuario. La mia carriera sarebbe finita. E con essa tutte le mie speranze, i miei sogni e le mie ragioni per vivere. Andiamo subito a scuola, dobbiamo caricare queste foto. Allenatore, come mai qui a quest'ora? Cambiamento dell'ultimo minuto, l'annuario deve essere finito adesso, come se non avessi di meglio da fare. Adesso? Ma noi dobbiamo... Già per voi, io ho già premuto invia, sto solo aspettando che carichi il file. Allenatore, lei sembra avere una certa rabbia repressa. Io ho 9 anni di terapia alle spalle, ha bisogno di parlare con qualcuno? Sì. Andiamo in un posto più tranquillo. Ok, devo fare in fretta. E ora carichiamo i file. Oh, il tempo ce l'ho. Apro, seleziono tutto, trascino e ricarico le nostre foto. Oh, questo coso è così lento. Capisco perché l'allenatore ha perso i capelli. Credi che io volessi fare l'allenatore? La mia vera passione era la danza irlandese. Mio padre mi disse che con i miei piedi piatti mi stavo solo prendendo in giro. Scusa. Interessante ciò come la fece sentire. Oh, coraggio, muoviti! Ci serve più tempo! E così io dissi, è la mia vita, papà, faccio ciò che voglio! Ma la mamma mi disse, ascolta tuo padre! E io lo ascoltai, beh, sono qui, no? A cercare di far uscire un annuario scolastico alle 10 di sera! Quando in tutti questi anni avrei potuto dedicarmi alle danze irlandesi, invece eccomi qui, la mia carriera da ballerina è finita! E con essa le mie speranze, i miei sogni e le mie ragioni per vivere! Comunque... meglio che vada a controllare il caricamento adesso. Aspetti, allenatore, sono sicuro che siamo vicini alla soluzione. Smettila di tallonarmi, McBride, ho un annuario da pubblicare. Vediamo a che punto siamo arrivati. Normalmente sarei molto più arrabbiato. Oh, grazie, McBride. Chissà come sono venute tutte le nostre foto. Clinkon McCloud per sempre. Beh, Clyde, c'è qualcosa che devo assolutamente dirti. Sono 3 settimane che continuo a pensarci. Non c'era abbastanza tempo per poter... Link, sei il fratello migliore del mondo. Oh, ti adoro, ti adoro, ti adoro, ti adoro. Anche a te, Clyde. La mia carriera è salva. E lo devo solo a voi due. Sì, e noi siamo immortalati in... Aspetta, dove sono tutte le nostre foto? Beh, ecco che cosa volevo dirti. Mentre tu distraevi l'allenatore, mi sono ricordato quanto Lola tenesse alla sua carriera di reginetta e ho dovuto compiere una scelta. All'ultimo momento ho smesso di copiare i nostri file e ho caricato solo quello di Lola. Vediamo a che punto siamo arrivati. Mi dispiace, amico. Ma così saremo dimenticati. Ragazzi, ciò che avete fatto vuol dire moltissimo per me. So che posso sembrare una piccola fuori di testa a volte, ma... non vi dimenticherò mai per questo. Perché mi guardi in quel modo? Lana, lo vuoi un biglietto stagionale per Latteria Land? Non scherzare così con me, Lincoln! Non scherzo! Dovresti soltanto fare una inutile, piccola, minuscola, inesistente cosina. Che cos'è? Farò di tutto! Devi solo prendere il posto di Lola nel concorso Miss Timida e Perfettina e vincere! Ah, mi prende in giro, fratello! Ah, lo sai con chi stai parlando? Con qualcuno che di sicuro adorerà la nuova attrazione del parco, il frullatore! È così veloce che puoi vomitare, volare in circolo e venire colpito in faccia dal tuo stesso vomito! Maledizione, Lincoln! Lo farò! Ma aspetta, che succede se Lola lo scopre? Sai bene anche tu di che cosa è capace!
Non lo scoprirà, te lo prometto. Prima di tutto dobbiamo ripulirti. Guardati un po', ce l'hai fatta! Sei bellissima e perfetta! Non credevo che l'avrei mai detto, ma mi sento proprio a posto. Non mi infastidisce neanche più il telo luccicante. Lola, che può fare una ragazzina di 6 anni per eliminare il debito nazionale? No! Molte cose, Danny. Il fatto che abbiamo 6 anni non significa che non possiamo fare la differenza. Lana, spiegami qual è il problema. Abbiamo studiato ogni cosa nel libro di Jill e anche i DVD allegati e i podcast. Come fai a non avere ancora capito tutto? Mi spiace, Lincoln. Non importa cosa io faccio, non riesco a essere timida e perfetta come queste ragazze. Forse c'è qualcosa che non va in me. Lana, aspetta, non c'è nulla di sbagliato in te. Sono io che ho sbagliato. Ero così ansioso di vincere quei biglietti che mi sono trasformato in Jill Delili. E lui, in effetti, a pensarci bene, avrebbe bisogno di farsi una vita. Ok, ma comunque, perché non posso essere come loro? Perché tu sei tu. Sei disordinata e sporca e tieni i rettili nei pantaloni. Ma questo è quello che ti rende speciale. E sono stato un pazzo a volerti cambiare. Grazie, Lincoln! Signore e signori, Miss Lola laude la sua spettacolare danza con il nastro! È il mio turno. Farò del mio meglio. Lascia stare il nastro. Perché non mostri a tutti il tuo vero talento? Davvero? Ok, ma ti puoi scordare i biglietti per Lotteria Land? I biglietti non mi interessano più. Forza, sii te stessa! Dammi la tua melodia. Quella è mia sorella. E questa è l'altra tua sorella. Aspetta, è stata colpa mia, non di Lana. È stata tutta una mia idea. Vincitrice Lola Loud! Lola, mi dispiace un sacco, ho finto di essere te! Non essere arrabbiata? Non mi piace quello che hai fatto, ma tu hai vinto e io e i vincenti li rispetto. Penso che questa appartenga a te, sorella. No, te la sei guadagnata, entrambi in realtà, e anche i biglietti per Lotteria Land. Dissezionerò una rana, è una cosa... È una cosa orribile, non puoi farlo! Si tratta di una rana, qual è il problema? Te lo faccio vedere io qual è il problema! Ho fatto un film sul mio Hops, guardalo! Hops, una vita fatta di salti. Non dimenticherò mai il giorno in cui ho conosciuto il mio futuro migliore amico. Sei un ranocchio fantastico. Devo andare adesso. Papà fa il polpettone stasera. Grazie per la bella giornata. Oh, ti senti solo, vero, piccolino? Ti piacerebbe venire a casa mia? Ho deciso che ti chiamerò Hops. E da quel giorno siamo diventati inseparabili. Mangiamo tutti i nostri pasti insieme. A Hops piacciono i grilli ricoperti di cioccolato e io li preferisco lisci. Perfino le foto di scuola le facciamo insieme. Bene, bambina, sorridi. 3, 2, 1, cheese. Buonanotte, amico mio. Non riesco neanche a immaginare come sarebbe la mia vita senza il mio migliore amico Hops.
cosa più toccante che abbia mai visto! Capisci, Lincoln? Le rane sono molto più belle e più simpatiche fuori che dentro. Quindi ti prego, non dissezionarle. Non lo farò e non lo faranno nemmeno gli altri. Che cosa vuoi dire? Andremo in missione di salvataggio. Porteremo anche Hops. Bene, ragazzi, una volta rientrati dalla pausa pranzo faremo un bel saltino nelle viscere delle rane. Insomma, ragazzi, era una battuta da spettacolo in prima serata. Lana, dove sei adesso? Ottimo nascondiglio! Ma quale nascondiglio? Io e Hops stavamo pranzando. Su, andiamo. Abbiamo un problemino. È una serratura di sicurezza con un meccanismo di chiusura a levetta. Puoi tradurre, per favore? Dobbiamo trovare un'altra entrata. Il preside Huggins! Aula sbagliata, aula sbagliata! Bravo, salterello! Come state, ranocchiette? Siamo qui per salvarvi, tranquille! Oh, presto, andiamo! Le mie rane! Preside Huggins! Preside Huggins! Wow, l'idea della finestra aperta è stata geniale! Diciamo che non è il mio primo salvataggio di animali. Siete liberi, miei piccoli amici anfibi! Su, andate! Buona fortuna, ranocchie! Andate a godervi la vita! Ecco, forse è meglio se vi date una mossa. Sul serio, ragazzi, andate! Volete diventare il piatto del giorno? Muovetevi! Perché non si muovono? Forse non sanno sopravvivere all'aperto. Ehi, tu! Non ti azzardare! Lincoln, non possiamo lasciarle qui. Hai ragione! Le porteremo a casa finché non avremo una soluzione. Non devi nemmeno pensarci! Qui saranno al sicuro. Coraggio, dobbiamo andare. La pausa pranzo sta finendo. Allora, Hops, tienile d'occhio finché non torniamo. Hops, come hanno fatto a scappare? Tutto bene qui dentro? C'era una mosca qui sopra! Ok! Stai perdendo la ragione, ti serve aiuto! Pensa! Chi puoi chiamare? Ah! Questo di stasera è un fantasma scaltro! Perciò se voglio prenderlo, mi serviranno il mio potente visore con licenza ufficiale di cacciatore di fantasmi, il mio fidato traduttore di spiriti e sicuramente il mio ghost phaser! Attenzione! Un fantasma! Risponde Clyde! Clyde, sono Lori! Ho un enorme e terribile problema, mi serve il tuo aiuto! Lori, devi aver fatto il numero sbagliato! Io sono Clyde McBride! Lo so, e inoltre so che sei tu il cervello delle operazioni di Lincoln McCloud ed è per questo che chiamo te e non Lincoln! Lori, sei in viva voce! Oh, scusami, anche tu puoi darmi una mano? Sentite, penso che ci sia un fantasma nel campus che mi perseguita e mi serve la vostra competenza per liberarmene. Un fantasma? È tutta la vita che aspettavamo questa chiamata! Non posso dirlo a nessuno qui perché penserebbero che sono matta. Per questa ragione avrei bisogno che voi foste discreti. Sta tranquilla, la discrezione è il nostro forte. Andiamo a prendere quel fantasma! Aspetta, fammi provare una cosa! Quello spettro ormai è fritto! Ah! Lincoln, hai dimenticato uno dei tuoi giochini!
zitto, papà, è il Ghost Phaser! Ehi, ecco la mia piccola! Ciao, papà! Ok, papà, devo andare adesso! Ok, ok. Ciao, ragazzi, buona giornata! Lori, c'è una lasagna nella borsa dei giochini! Papà, non sono... Voi mi state letteralmente salvando la vita! Sono così spaventata che inizio a perdere i capelli! L'ho notato! Dobbiamo liberarci del fantasma presto e in silenzio! Devo concentrarmi sul torneo! Pulito, nessuna attività spettrale rilevata. Il mio nuovo caddy. Qui è dove il fantasma ha iniziato a lanciarmi dei libri. Sì, proprio così. Ti salvo io, Lori. Non sparare a me, Clyde, spara al fantasma. Abbiamo in pugno, caro! Pronti? Mirare! Oh, va verso la saggistica! Ora si nasconde tra le biografie! Si sta dirigendo tra i romanzi! No, fermi! Sta tornando indietro! Tutto questo è grandioso! Mi dispiace. Questo non le può servire? Ora devo andare. Siamo seri? Dobbiamo seguirlo in un bosco buio e inquietante. Tieni, Lori. Devi mettere il mantello scaccia spiriti. Questa è soltanto una felpa della Arg. Oh, beh, vale la pena provare. Io penso stia cercando di comunicare con noi. Userò il traduttore degli spiriti. Non dimenticarti di guardare Arg. Non ha detto quello. Meno parole, più laser. Pronti? Mirare. Le batterie sono scariche. Basta così, ascolta, fantasma. Devi lasciare in pace mia sorella. La stai spaventando, è tutta scombussolata. E tu dovresti sentirti molto in colpa. Sta funzionando! Risponde alla vergogna e al senso di colpa proprio come me! Lascia stare Lori Loud! Lascia stare Lori Loud! Lascia stare Lori Loud! Lascia stare Lori Loud! Oh! Abbiamo vinto! Abbiamo cacciato il fantasma! Oh, grazie! Sapevo che ce l'avresti fatta, Clyde! Lincoln, avevo i miei dubbi, ma sei stato bravo! Grazie! Almeno, credo. Finalmente posso concentrarmi e prepararmi per il torneo. Ehi, dove hai preso quel biscotto? Era nella tasca. Ecco dove l'avevo messo. Buona vigilia di Natale a tutti. Godetevi dei gioiosi e golosi cupcake con cavoli e broccoli. Beh, penso che questi non piacerebbero neanche alle renne. Ehi, amico, buona vigilia di Natale! Anche a te, Clyde! Ehi, indovina chi ha due braccia e uno zaino riparkour da infilarci! Questo ragazzo? Voglio dire, tu? Già, la prossima volta che tu mi vedrai sarò pronto per qualsiasi cosa mi capiti nella giungla più selvaggia di tutte! Lo sanno tutti che è la scuola! Ehi, tu a chi hai preso il regalo? Oh no, l'ho dimenticato! Clyde, devo andare! Sì, è aperto! Ho ancora tempo! Attenzione, clienti! Il centro commerciale ora è chiuso. Sono sicura che i vostri cari capiranno se non avete fatto in tempo per il regalo Buon Natale! Come sarebbe a dire che non sei riuscito a prendermi niente? Beh, sarà comunque meglio di niente. Non credevo che il burger rotto fosse così affollato alla vigilia. Ma ciao, piccola cotenna arrostita! Benvenuto al club di chi ha scordato di fare i regali di Natale! Io e mia sorella Meryl avevamo detto di non farci regali quest'anno e neanche a dirlo sono venuta a sapere che mi ha fatto a maglia un copriauto! Oh... Un buono regalo burger rotto. Mi spiace, sono finiti.
Ok, allora un doppio burger rotto con il bacon. Potrebbe mettergli un bel fiocco? Mi spiace, sono finiti anche gli hamburger. Puoi fare un fiocco con queste carte, però. Come avete fatto a fi... Oh! Ehi, Lincoln, schiappa! Chandler? Forse potrei aiutarti. Ti ho sentito lì dentro perché ti stavo seguendo. È un modo inquietante di passare la vigilia di Natale. Allora, lo vuoi un regalo fantastico o no? Ah, va bene, parla. Mio padre ripara le tubature e non crederai mai a tutte le cose che per sbaglio finiscono nel water. Sono stupendi! Mia sorella li adora... Sicuro che li adorerà, ma prima dobbiamo parlare del pagamento. Ti darò tutti i soldi che ho, $20. Dovrai darmi più di quelli. Cos'altro hai? Hai vinto. Vieni con me. Ecco qua, tieni. Lo zaino di Rip Hardcore, forte! Adesso ne ho due! Che bello averti qui! Sì, è il rugby da tavolo! Grazie, mi serviva per allenarmi! Oh, perfetto! Ti ringrazio proprio tanto, Lenny! Lincoln, ti andrebbe di aprire il tuo regalo? Oh, scusate, non ho saputo resistere, l'ho aperto ieri sera! Lincoln, dobbiamo cominciare a nascondere i regali? Grazie, Luna, era esattamente quello che volevo! Lola, apri il tuo regalo! Wow, Lincoln! Questi sono gli orecchini più belli di sempre! Sono così splendidi che non mi importa che abbiano una strana puzza! Ti saranno costati una fortuna! Ne valeva decisamente la pena! È bellissimo! Grazie, Lily! Lo adoro! Bagna il tè, Lincoln! Perché devo farlo proprio io? Perché tu sei la più grande! D'accordo, d'accordo! Coraggio, Luan, fammi luce! Finalmente hai avuto un'idea brillante! Ma ora che mi sono spenta, brancolerò nel buio? Lisa, tira fuori un altro biscotto, non lo diremo. Negativo, c'è da solo quello, un prototipo. Bene, perfetto! C'è qualcosa in cantina, non vado laggiù! Oh, hai paura del buio! Non è vero, sei tu quella che ha paura! Io non ho paura di niente! Devi smettere di fare ciò che ti sei! La nostra cantina c'è un fantasma! Ragazze, stiamo perdendo troppo tempo! È molto importante che... ecco... ci penso io. Ok, fate silenzio! Venite qui, voi due. È tutto a posto. Non c'è nulla di cui avere paura. Il vostro fratellone vi proteggerà. Anzi, io proteggerò tutte voi. Perché io sono il cadetto Lincoln, studente estremamente addestrato dall'Accademia rinomata e garantita per Ghostbusters, oh? Arg! Cadetto Clyde, qui cadetto Lincoln. Lascia perdere il piano, ho bisogno di una spalla. Ecco il cadetto Clyde al rapporto. Lori, allarme rosso, non elaborato circuito sovraccaricato, interrompere la missione. È sempre più imbarazzante. Ora io scenderò nel luogo più spaventoso della casa, la cantina. Ma non temete, con gli occhialini creati ufficialmente dalla ARG riesco a vedere al buio! Lincoln, sei tutto intero! La cattiva notizia è che i miei occhialini sono solo un giocattolo e non mi fanno vedere al buio! La buona notizia è che mi hanno protetto la faccia dal pavimento della cantina! Ehi, la videocamera ha un'impostazione per la visione notturna! Che bello! È proprio come la videocamera che usano nel programma! Adesso scendi! Aspetta! Non vorrei lasciarci qua su da sole, vero? Voglio dire, non potremmo mai lasciarti andare laggiù da solo! Dovremmo scendere tutti insieme in gruppo! Molto bene! Io faccio strada! Meglio che stiate vicine! Chi può sapere cosa si nasconde lì sotto nel buio? Di solito mi piace l'umorismo nero, ma ora non mi sto divertendo! Qualcosa mi ha toccato la mano! Senti che ti tocchi la mano! Odio la cantina! Cos'è questo rumore? Niente panico, sono solo le tubature! Sento una specie di raschio! Non abbiate paura, è solo il gatto! E cos'è questa puzza? È solo il pannolino pieno di lili! Pupu! Visto, ragazzi, ve l'avevo detto che non c'è nulla di cui aver paura! Che cos'è?
Lincoln, Lincoln, puoi sentirmi? Un fantasma, e sa come mi chiamo? Ti salvo io, sorelle! Prendi questo, malvagio spirito! Calma, Lincoln, non è un fantasma, sono solo i nostri panni! Lincoln, Lincoln, puoi sentirmi? Clyde! Chiamo solo per dire che mi dispiace di non essere un buon cadetto e per sapere se tua sorella è pronta a uscire con uno più giovane. Taglitelo dalla testa! Era tua sorella! Allarme rosso, sovraccarico, sovraccarico! Ragazzi, non riesco ancora a vedere niente! Prova ad aprire gli occhi! È un miracolo! Il primo che arriva si prende il divano! Posso ancora arrivare primo! Wow, è stata di gran lunga la miglior puntata di ARG di sempre! Non vorrei essere voi se ve la foste persa! No! Non posso credere di essermela persa! Ma... mi spiace che tu l'abbia persa, Lincoln! Però l'hai vissuta dal vivo! Guarda qui! È il fantasma e sa come mi chiamo! Ah! Io ammetto, avrò perso il mio programma, ma a volte non conta affatto essere il primo. A volte conta di più stare tutti insieme, tutti noi. Avete dimenticato? Ehi, Lincoln. Ehi, Lucy, allora che ha detto Bertrand? Voteremo stasera. Ehi, è fantastico. No, non è fantastico. Sia io che Aiku abbiamo 3 voti, perciò sarà Bertrand a fare la differenza. E ovviamente lui sceglierà Aiku di nuovo. Oh, è un vero peccato, Lucy, ma almeno tu ci hai provato. Non posso arrendermi. Aiku non sa cosa è meglio per il club, ma io lo so. Ti servirebbero nuovi membri che votino per te. Mi sono appena dato la zappa sui piedi, non è vero? Ecco i risultati. E dunque, sembra proprio che abbiamo un bel pareggio. Lucy e Aiku hanno avuto entrambe 3 voti. In quanto presidente in carica, è mio dovere scegliere il... È questo il club dei becchini? Lincoln, per tutte le borse di coccodrillo, cosa ci fai tu qui? Oh, beh, speravo di unirmi a voi, ragazzi. Ultimamente ho sviluppato un certo interesse per la morte. Au, si è fatto morto! Quello era un urlo di entusiasmo. Sul serio, Lucy? Hai tirato in mezzo tuo fratello? Beh, io sono sorpresa quanto voi. Molto bene. In quanto nuovo membro, suppongo che dovrebbe votare alle elezioni. Voto per mia sorella, grazie. Oh, wow, significa che ho vinto. È magnifico, Zanna. Il mio primo giorno da presidente. Non vedo l'ora di leggere a tutti i necrologi di oggi. Perché? 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 Clyde? Oh, buongiorno, Lucy. Mi nascondo in questo cespuglio quando devo piangere. Che succede? Conosci la mascotte della scuola e il mio amico di annunci del mattino, Ricky il gallo? Quello col bargiglio rotto, il cuore artificiale e la gotta? Sì! Lui è volato nel grande pollaio sui cielo! Sono dispiaciuta per la tua perdita, Clyde. Ti ringrazio. Non posso credere che fosse solo ieri che mi hai fatto questo al braccio. Ah, mi manca così tanto! Lo sai? Il club dei becchini può organizzare un funerale per Ricky per onorarlo. Insomma, io ora sono il presidente. Ne parlerò alla riunione di oggi. Dici sul serio? Sarebbe grandioso! Lo sarebbe di sicuro. Mi farà bene dargli un ultimo saluto. È deciso, allora. Organizzeremo per Ricky il funerale che merita. Ehi, dove sono tutti? Ho grandi notizie. Organizzeremo il funerale di Ricky. Mi dispiace, Lucy. Hanno lasciato il club. Che cosa? Sì, ti hanno lasciato questa. Sai, si sentono traditi perché hai rubato la presidenza. Beh, allora io e te dovremo pianificare il funerale di Ricky da soli. E quando vedranno quanto sarà bello, capiranno che io merito di essere presidente. Non sono sicuro che sia la strada giusta. Andiamo, abbiamo un sacco da fare. Il mio ultimo regalo per il nostro Ricky sarà mandarlo in paradiso. Con questa. Finalmente gli sarà concessa la gioia di volare. Una catapulta medievale. Sul serio. È ora di andare, dolce principe. Arrivederci. Oh! Oh! Oh!
lei! Sarebbe dovuto andare nel grande pollaio in cielo, ma tu l'hai lanciato contro l'aereo che va a Cincinnati! Boo! Vai via! No! È stata una vera atrocità! Già, una cosa tremenda! Tremenda da morire! Un momento, non andate! Aspettate! Mi dispiace, ragazzi! Questo funerale è stato un completo disastro ed è tutta colpa mia! È chiaro che non sono il magnifico presidente che credevo! Scusate se ho fatto entrare Lincoln nel club, è stato un errore! Ma in tutta onestà, la cosa peggiore è che Ricky meritava un addio migliore di questo! Sniff! Ascolta, Lucy, forse non è troppo tardi per salvare il funerale. Davvero? Un presidente non può fare tutto, lo sai? E noi siamo un club, una squadra. Salutiamo Ricky com'è giusto. Beh, spero sia meglio del primo. Ti ringrazio, Aiko, per aver trovato Ricky. È stato facile, era sul nastro delle valigie con le altre all'aeroporto. Grazie, Dante. Per Ricky, il tramonto e il suo dolce abbraccio. È il momento. Attacco perfetto. Ho chiesto un favore per il gran finale. Ricky, Ricky il gallo. Che pennuto, un vero spasso. Oh, è stato così toccante! Un gran bel lavoro di squadra del nostro club! È la prima volta che vediamo Lynn bloccarsi in quella maniera! Spero non la prenda troppo seriamente! Oh no! Sta sollevando i pesi con la rabbia! E quelli mi sembrano almeno 50 kg! Oh! Correzione! Erano 60 kg! Vado a parlare con lei! Se vuoi parlare della partita, sto bene! Quindi ora lasciami sola! Ok, va bene! Se mi devi assillare, allora parlerò! Non so come, ma Scuzza è entrata nella mia testa! Di solito sono brava a non dare retta ai tifosi avversari! Ma stavolta era un fatto personale! È riuscita a farmi sentire a disagio per come corro! Accidenti! Sai davvero usare le parole giuste certe volte, Lincoln! Grazie! Ma ancora non riesco a togliermi Scuzza dalla testa! Forse so come risolvere il tuo problema! Vieni di sotto con me! Ok! Il mio piede! Grazie, ma no grazie! Non ho voglia di rivivere quell'orrenda partita! Tranquilla, non è la partita! Quello che sto per mostrarti può risolvere il tuo problema! È solo l'ennesima rivisitazione della sua danza del concorso di piccola Miss Nastrino. Scusate, ma devo sbadigliare. Oh cielo, come accidenti si cancella. Ok, anche Lola ha ricevuto delle critiche. E questo come dovrebbe aiutarmi? Sapevo che avresti detto questo. E se vedessi che non è successo solo a Lola, ma a tutta la famiglia? Va bene, se pensi che tenga lontani da me gli Amu, possiamo provarci. Ma se ti sbagli sarò costretta a darti parecchi schiaffi. E non ho nessuna speranza di negoziare? Ok, allora procediamo. 1, 2, 3, 4! Questo gruppo suona ancora peggio della banda di flauti di mia nonna! E tu questa la chiami schiuma? In tavola! Dovrebbe limitarsi a fare le lasagne. Questo ha il sapore della mia pasta per la dentiera. Queste sono le lettere che arrivano all'editore. Alcune sono piuttosto cattive. Cara Rita, i tuoi consigli sono inutili. D'ora in poi risparmio i francobolli e chiedo a Mr. Bobbins. È un gatto. Guarda questi commenti sul blog comico di Luan. L'utente non sei divertente 1, 2, 3 commenta spesso. Non divertente, emoji pollici in giù, non divertente. Penso che intendesse di nuovo non divertente, ma hai capito lo stesso. Perché ci hai fatto sapere dei nostri hater, fratello? Adesso siamo tutti infelici e bloccati. Sentite, mi dispiace di avervi detto delle critiche. Volevo soltanto aiutare Lynn. Puzzo Lincoln!
Spero sia un pozzo Lincoln felice. La tua stupidissima cura non mi ha curato. Scoots mi ha infastidita ancora e ho di nuovo le gambe da emu. Non ero neanche a una partita, io ero al centro commerciale. Lynn, non dovresti dare retta a Scoots. E perché voi state dando tanto retta a quelle persone e non importa quello che dicono? Per te è facile dire così, perché non sei tu a doverle affrontare. A te piace distruggere le vite degli altri. Direi un vero e proprio distruttore di sogni. Un momento. Grazie per essere venuti. Quello che state per vedere vi aiuterà. Sarà meglio. La mia condizione da emu sta peggiorando. Se cominci a fare la muta, io me ne vado. Come state per vedere, non siete gli unici ad avere un hater. E due su tre studenti credono che... Lincoln Loud faccia schifo. Sto per battere il mio punteggio record. Di schifezzità. Perché non fai sparire te stesso, Lincoln Schiappa? Fratello, quel Chandler è davvero pessimo. Già, lo è. Ma non mi infastidisce, questo è l'importante. Insomma, all'inizio ci sono stato male, ma più lo ignoravo, più diventava facile. Inoltre, cosa mi importa di quello che dice lui? Sto facendo ciò che amo, ed è questo che conta. E se tu puoi gestire Chandler, anche noi possiamo gestire i nostri hater. Sul serio guiderai quel coso? Sembra l'abbia costruito tu. Già, è così. Aspetta soltanto che inizi la corsa, che pista! Mangerai la loro polvere! Gna 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 gna! Ce la faremo, Lana! Allora, finalmente hai fiducia nel Loud Fulmine? Ti posso dire, ho la sensazione che le cose andranno a nostro favore. Tutti in posizione! Sicuro! Affermativo! E ora diamo un caloroso benvenuto al nostro ospite d'onore, Bobby Fletcher! Eccola lì! Giusto, ok, Lana, concentra! Pronti a far rombare i motori, gente? Il primo che finisce il giro intorno alla pista sarà il vincitore! Ai vostri posti, pronti, via! Via all'operazione deviazione! Deviazione? Sicuro sia quella la strada? Sì, è scritto proprio sulla mappa. Occhi sulla strada, Lana. Niente può fermarci adesso! E ci stiamo fermando. Forza, Loud Fulmine, puoi farcela! Via all'operazione super spinta! Sì! Sapevo che la mia piccola poteva farcela! Sto bene! Via l'operazione sfilata di maiali! Si entra in scena, ragazzi! Sì! Siamo così vicini alle altre macchine che ne sento l'odore! Aspetta, questo non è gas! È odore di... fango! Dolce, adorato fango! Non ora, Lana! È la nostra occasione! Punta alla rampa! Giusto, certo! Guardo, è vicino ormai! Non possiamo farci superare adesso! Rilassati, tutto a posto! Ho ottenuto la mia arma segreta per il rettilineo finale! Useremo il turbo! Ho detto turbo! Forza, turbo! Via l'operazione uomo volante! Turbo attivato! Ora possiamo vincere! Che cos'è questo ronzio? Niente, guarda la strada! Droni? E che accidenti ci fanno lì? Sono confuso quanto te, da dove saranno arrivati? Smettila di fingere! Tu ci stai facendo barare! E ora capisco che l'hai fatto per tutto il tempo della corsa! Tutte le cose strane che sono successe sono opera tua! Lana, non puoi! Chiudi il becco, Lincoln! Non ti voglio più come copilota! Coraggio! Chiudiamo questa storia a modo nostro!
Lana, aspetta, mi dispiace, ti prego! Stavamo solo cercando di giocare alla pari. La corsa non era equa con quelle macchine super tecnologiche. Ma quante volte ancora dovrò dirtelo? A me non interessa delle altre macchine. Ma pensavo volessi vincere. Sì, ma non in questo modo. Io volevo vincere come un vero pilota, come Bobby. Ed è per questo che ricomincio da capo. Questo è davvero ammirevole. Dovevo lasciarti fare la corsa a modo tuo sin dall'inizio. Non preoccuparti, cercavi di essere un bravo fratello. Allora, ti serve ancora un copilota? Salta su! D'accordo, possiamo andare! Ops! Finalmente ci siamo! Peccato che nessuno sia ancora sveglio per vederci. Io sì! Congratulazioni! Devo ammetterlo, sono molto colpita. Siete gli unici ad aver costruito la macchina. Per questo mi piacerebbe provarla per un giro. Ma certo, Bobby. Un momento, ho fatto una cosa per te. Wow! È stupendo! Posso indossarlo ovunque. Al cinema, in pista, al burgerrutto. Come va, amico? Vedo che hai con te una copia della mia guida. Forse vorresti un autografo? Va bene, faccio da solo. Tutto tuo, è stato un piacere. Perfetto, si torna a casa. Missione compiuta. Bene, ragazze, ora possiamo fare quello che vuol... Oh no, dove sono? Coraggio, Lincoln, segui la traccia delle ruote. Oh! E ora come farò a ritrovarle? Un attimo, la guida! Allora, come purificare l'urina? Come accendere il fuoco con i piedi? Ah, ecco, come rintracciare gli animali selvatici. Con un po' di fortuna, la bandana da inseguimento e 4 indizi di RIP, troverò le mie sorelle in un batter d'occhio. Oh! Dunque, disordine, tane, cibo... Oh, la pupù! Beh, questa non è proprio pupù, ma le sostanze chimiche di Lisa sono un ottimo indizio. Ave, fratello, i dispositivi di questo negozio erano altamente inefficaci. Svolgevano una sola funzione, così li ho uniti in un unico congegno che può fare tutto. Grazie, frettate, camicie stirate. Dove sono le nostre sorelle? Mi spiace, non lo so. Io sono stata catapultata fuori dopo una curva brusca al negozio di divani. Il treno andava un tantino veloce. Hai messo troppe monetine, Tim. Presto, Lisa, dobbiamo trovarle! Lola, basta giocare, torniamo a casa! È così che ti rivolgi alla tua regina! Presto, nelle celle sotterranee! Lola, aspetta, sono venuto qui per dirti solo che fuori c'è un'altra regina che sostiene di essere più potente di te! Cosa? Voglio subito la sua testa! Ehi, ma qui non c'è nessuno! Tu mi hai mentito! Bella mossa, signorino! Presto, andiamo! Prendetevi cura del mio regno! Ah, ho trovato un altro indizio! Il cibo! Lincoln, quello non è cibo per umani. Ma potrebbe esserlo se l'umano è... Lana! Lana, fuori! Andiamo! Non posso adesso, Lincoln! Devo covare queste uova di anatra! Congratulazioni, Lana! Sì, facciamo ancora in tempo ad arrivare a casa prima di mamma e papà. Lincoln, non noti che manca qualcuno? Oh, Lily, me ne ero completamente dimenticato. E ora dove sarà? Boh, forse è rimasta sul trenino. Era così contenta. Sarà ancora lì. Voi rimanete qui. Mi scusi tanto, signora. Potrebbe darmi un passaggio, per favore? Devo prendere al volo quel treno. A me sembra che questo sia un tuo problema. Scusi, lei non ha avuto l'autografo da RIP, vero? In cambio potrei offrirle il mio. L'autografato del mio amore, affare fatto! Levatevi di mezzo, schiamme! Ah!
Quell'inquietante chiaroveggente aveva ragione. Accidenti, che botto! Bravo, ottimo lavoro, Lincoln! Grazie. Beh, ora credo che sia meglio andare. Aspetta, dov'è la tua guida autografata? Non siamo venuti qui apposta per quello. L'ho dato a quella signora e lei mi ha aiutato a salvare Lincoln. Scusa, fratellone, la ragione mi è del tutto ignota, ma immagino che per te fosse molto importante quell'autografo. Beh, non certo quanto voi, ragazzi. Sapevo che non avrei dovuto portarvi qui. Avrei dovuto dedicare la giornata solo a voi. Vi chiedo scusa. Tranquillo, fratellone, tanto sai che ti perdoneremo. Forse. Dai, andiamo a casa. Non vedo l'ora che quello spettacolo sia finito. Mi sta facendo uscire di testa. Non me ne parlare. I suoi scherzi non sono neanche divertenti, è così banale. Sì, mi annoia da morire. Vorrei che la smettessi. Annoia. Sì. Oh, caspita, una botta di vita. Già, ne vuoi un po'? Questa volta no. Oh, grazie. Ragazze, cos'è successo alla mia spazzola? Non lo so, Luan, cos'è successo alla tua spazzola? Oh, non importa, eccola lì. Oggi Luan è veramente strana, vero? E come? Non ha nemmeno fatto questa cosa? Bene, l'ho risolta. Perché Pitagora non ci è riuscito? È facile come bere un bicchiere d'acqua. Hai detto bicchiere d'acqua? Caspiterina, rovesciami pure l'acqua addosso, sono pronta. Io di queste cose non capisco niente. Congratulazioni. Luan mi ha riempita di complimenti invece di inzupparmi. Non riesco a comprendere. Toc toc. Chi è? Io, potete prestarmi un dollaro? Potete prestarmi un dollaro chi? Va bene, se non volete aiutarmi andrò a chiederlo a Lola. Ehi Lola, avresti un verdone? Ah, certo, la bambola ha gli occhi verde scuro, molto divertente. Oh, tu vorresti davvero un verdone? Grazie. Ragazzi, Luanna si sta comportando in modo strano. Voleva che le prestassi dei soldi, ma non ha scherzato, né fatto alcuna battuta. Cosa? Niente giochi di parole su grana o essere al verde o chi ha denti non ha pane? Oh, questo sì che è preoccupante. Si è pure lasciata scappare l'occasione di rovesciarmi un bicchiere d'acqua in faccia. Pensate che ha bussato alla mia bara soltanto per chiedermi un dollaro. Forse dovremmo assicurarci che stia bene. Oppure dovremmo essere grati della pausa che ci ha concesso. Io proporrei di festeggiare. Sono d'accordo. Possiamo finalmente gustarci una torta senza il timore che ci finisca in faccia. Non sprechiamo questa opportunità. Sì! Ehi, avete qualcosa da buttare? Oh, per sbaglio i tuoi volantini sono finiti nella pattumiera. Non è uno sbaglio, non parteciperò alla gara. In realtà ho abbandonato la comicità. Che cosa? Perché dovresti rinunciare a una cosa che adori? Perché ho sentito quello che dicevate di me poco fa. Ascolta, non parlavamo sul serio, ci stavamo sfogando. Vedi, negli ultimi tempi hai esagerato un po' con noi. Capisco che ti stavi preparando per lo spettacolo, ma... Non devi minimamente scusarti, Lincoln, vi capisco. Non sono divertente, vi infastidisco. A proposito, visto che hai qui la spazzatura, le mie barzellette no, da buttare. No, Luan, tu sei divertente, non intendevamo dire... Cuscini scorreggioni da buttare. Va tutto bene, Lincoln, mi avete fatto un favore. Se sono noiosa per la mia famiglia, figurati quanto lo sarei stata per un pubblico di sconosciuti. Oh! Porta via tutto e grazie. Ferme, mettete giù la torta. Perché? Sto per esplodere? No, non è il momento di scherzare. Luan ha sentito quello che dicevamo di lei e adesso vuole abbandonare la comicità. Wow, allora credo che l'esibizione al Chortle Portal non andrà affatto bene. No, non vuole più andare al Chortle Portal. Ma è una cosa davvero importante per lei. Insomma, lo ha scritto anche nel suo diario. Probabilmente... Dobbiamo convincerla a fare lo spettacolo. Abbiamo tempo fino a domani sera, bisogna escogitare qualcosa. Ci ho già pensato, venite qui, vi spiego. Signore e signori, benvenuti alla gara per aspiranti comici. Facciamo un applauso degno del Chortle Portal al nostro primo concorrente, Lincoln Loud. Lincoln? Sì! Cosa vuoi fare con il mio libro delle barzellette? Salve, benvenuti a tutti! Allora, avete sentito che non produrranno più il rossetto e l'eyeliner perché 7 non fa 9?
Ha letto la battuta sbagliata! Non importa, vedrete che la prossima vi farà impazzire. Perché zia Gina attraversa la strada? Ehi, questo non ha senso! Oh, gallina, e questa scrittura è molto difficile da leggere? Perché la statistica ci fa venire fame? Beh, perché sui libri ci sono un sacco di diagrammi a crostata! No, no, no! Ci sono un sacco di diagrammi a torta! Oh, tranquillo, sono tutti ingredienti naturali! Mi sembra convinto, devo averlo davvero intortato! Sapete quali sono le verdure migliori per fare un minestrone? Carote e pomodoro non sono male, ma i legumi ci stanno a fagiolo!